La comunità di Bibbiano in festa per accogliere l'arcivescovo Fontana. È una bellissima esperienza, è bello che il vescovo possa comunque essere presente anche in queste piccole comunità dove si ritrovano tante persone insieme per poter comunque presentare al vescovo anche quelle che sono in realtà magari meno conosciute, meno note, ma comunque sempre vive con persone che hanno voglia di vivere la Chiesa, speriamo sempre di più e sempre con più fede. Veramente questa è una cosa che per Bibbiano è stata molto grande, perché Bibbiano è stato un po' abbandonato, adesso si cerca di ritrovare un pochino di pace, di comunità e di fare valere queste zone, perché abbiamo creato una compagnia, abbiamo creato delle riunioni nella stanza, abbiamo fatto insomma delle feste e vogliamo continuare ancora. Eccellenza, si è parlato di radici, la storia di Bibbiano, di tante famiglie di Bibbiano è la storia anche di tante famiglie della provincia di Arezzo, lasciano la frazione, vanno in città per studiare, per lavorare, però si ricordano sempre delle proprie radici. Sì, che sono radici di umanità, di fede, di qualità. Dobbiamo salvare le nostre radici in mezzo allo tsunami che c'è in giro, è ampliato da una comunicazione che a volte non è rispettosa delle nostre tradizioni, ma noi cerchiamo di fare il nostro meglio.